Ritornare, per me almeno, ritornare alla socialità con la riapertura al pubblico di Palazzo Barolo, che da sempre è casa della città, soprattutto delle nuove generazioni, delle persone in difficoltà, è fortemente simbolico, anzi fondamentale. Non posso che ringraziare gli operatori, i curatori, gli artisti che sono venuti, che si sono predisposti e che ci hanno dato questa grande soddisfazione dell'utilizzo sia della location, della riapertura e soprattutto il riaprire con questo spirito per gli altri, con questo spirito di far valere gli artisti e di avere la loro collaborazione, che era lo spirito dei marchesi e che è lo spirito che l'opera oggi. Noi siamo l'Opera Barolo, l'Opera Barolo vi segue, vi aiuta e vi augura grande successo. Gli artisti sono tre autori che fanno parte degli artisti selezionati dal progetto Mai Visti, che è un progetto di valorizzazione di artisti regolari, più conosciuti come outsider, no? Non hanno una scuola d'arte, non guardano modelli ufficiali dell'arte, ma producono per le proprie necessità, la propria tensione vitale, no? La loro è una cifra autentica personale trovata con la propria ricerca. Lorenzo fa opere a pastello olio, sono questi, racconta l'umanità. Lui segue tutti i percorsi per l'autismo, quindi anche tutte le, diciamo, le norme, le regole che impara, lui le disegna, quindi diciamo che il suo è uno storyboard di tutto quello che vede e quello che impara. Le sue inquadrature sono sempre tagliate perché ha uno sguardo cinematografico, il mondo, c'è sempre un'altra parte del mondo. Mario Panzani è di Vercelli e anche lui ha uno stile, fino ad ora si era solo dedicato alla sua innamorata. Durante la quarantena ha scoperto altri soggetti, altri argomenti e si è appunto sbizzarrito con quello che aveva a disposizione a casa, ecco, i materiali cartacei che trovava, pennarelli, birra, matite, però comunque anche lui ha una sua impronta. Simone De Filippo, e lui è un bravissimo disegnatore, appassionato, lui gira sempre con i suoi quaderni e prende appunti su quello che vede, poi è anche molto legato alle fantasie spaziali, ai manga, e tutti comunque fanno a capo la raccolta, l'archivio della città di Torino, che adesso ha una sede con pinacoteca dedicata nel Centro Arte Singolare Plurale di Corso Unione Sovietica 220, dove per ognuno di questi artisti si potranno ammirare progressivamente le opere esposte, e c'è anche un archivio online www.maivisti.it che è curato dall'associazione Arteco, mentre l'associazione a cui faccio parte io, Forma in Bilico e Artenne, curiamo gli eventi qui dentro palazzo e anche l'allestimento della pinacoteca.